Ciao ragazzi, stasera volevo collezione che ho da parecchio tempo. Niente, è il cofanetto di Alfred Hitchcock, edizione francese con 14 film. Come potete vedere, è un cofanetto molto molto bello, direi anche molto elegante. È composto da appunto questo cofanetto in plexiglass, con dentro un libro, un finto libro ovviamente, con i dischi. Procederò ad aprirlo. È un pezzo che posseggo in collezione da almeno 4-5 anni e ho deciso di aprirlo adesso, anche perché devo confessare che tranne forse Psycho e Gli uccelli non ho visto altri film del maestro del brivido. Allora, andiamo ad aprirlo, non vorrei romperla tutto. Ok, cercherò di sfilarla così, anche se probabilmente poi la getterò la plastica. Certo, come vedete, già la sto rompendo. Diciamo, mi dispiace più che altro per le solite figurine, però alla fine chi se ne frega, insomma. Andiamo ad aprirlo. Devo dire che è molto molto bello. Ecco, questi sono quelli che io dico che sono i pezzi che vale la pena aprire. Potete vedere che bello effetto che fa. Allora, andiamo ad aprirlo. Allora, così si presenta praticamente il pezzo, il coperchio, il pezzo di plexi. Ovviamente questa si dovrebbe sfilare. Oddio, qualche modo ci sarà. Come non detto, il bello della diretta, come direbbe qualcuno ben più. Forse sto facendo un casino perché non so se si toglie o meno. Questa si toglie, come potete vedere, crea questo effetto dedicato al film Gli uccelli. Ok, questo lo posiamo. Andiamo a vedere. Eccolo qui. C'è questa base con all'interno una spugna e il famoso libro di cui parlavamo prima. Andiamo a vedere. Io lo trovo davvero molto molto bello. Come potete vedere, andiamo a sfogliare. Vedete com'è composto? Ovviamente ci sono i titoli dei film in francese, il maestro Hitchcock. A mio avviso, bellissimo. C'è l'edizione con le famose pizze, che è pure molto bella. Io quella non ce l'ho, però a dire il vero non saprei. Mi sembra che quella addirittura sia più completa. Mi sembra che abbia 16 film all'interno, se non erro. Però non so, mi è sempre più affascinato questa. Beh, io sono, penso per me l'avrete capito, sono per la carta. Preferisco di gran lunga appunto i Digibook, i Digipack, tutto ciò che è cartaceo, quindi con le varie foto, vedete? Non so se si vede bene. Ovviamente i film, se non si fosse capito, sono inseriti così. Ok? Ve li sto facendo vedere tutti. Cerco di coprirmi perché ovviamente sono più belli loro di me. Non è che ci vuole molto, ma comunque lo trovo davvero un pezzo molto bello. Credo che non debba mancare nella collezione di nessun collezionista un pezzo del genere. Tra l'altro, io all'epoca su Amazon Francia lo pagai davvero, davvero poco. Se non erro, l'ho preso in un'offerta pagandola addirittura 40 euro, cioè davvero una sciocchezza. Noi che conosciamo i prezzi di tali
diciamo pezzi quali sono. Poi ovviamente all'interno ci sono i vari fogliettini, ci sono delle cartoline molto belle, eccole qui, con credo siano appunto i vari personaggi dei film in chiave, cioè i bozzetti dei, appunto, dei vestiti. Ecco qua, penso che così ve lo faccio vedere meglio. Ok, questi li abbiamo visti. Poi ci sono i vari opuscoletti con, purtroppo ovviamente scritti in francese. Se non erro esiste, sì, non sembra di, sono abbastanza sicuro che esista anche la versione italiana. Però ricordo appunto all'epoca, proprio per il prezzo che mi fece gola, presi questa edizione francese. Eccolo qui, altre cartoline. Queste sono, credo, ecco qui, le locandine dei vari film. Sono molto molto belle. Fatte anche di fattura pregevole, direi. Dietro, se non erro, vabbè, io a stento, come potete vedere, parlo italiano, forse. E quindi no, credo siano appunto delle, come potete vedere, dovrebbe essere dei quiz sul film con delle curiosità e via discorrendo. Poi c'è un po' di cartaceo qui, quindi sono proprio le edizioni che piacciono a me. Potete vedere anche qui dei disegni su cartolina molto molto particolari. Poi vediamo, c'è una busta da lettere con firmata Alfred Hitchcock. Credo siano delle lettere inviate ad attori. Ovviamente riproduzioni, ok, dopo sarà un'impresa mettere tutto a posto, ma non ci scoraggiamo, il bello è anche quello. E qui ci sono le piantine, non so, non so di quale film. Ah, dovrebbe essere il Bates Motel di Psycho. E niente, è terminato. Vi auguro una buona serata e al prossimo video.